Rifugio nel vivo, Signore.
te e sempre resterò sotto l'ombra delle ali tue, sotto l'ombra delle ali tue. Ma guidati da un buon pastore, che non sono io, perché il buon pastore non è un pastore umano, non c'è un buon pastore sulla faccia della terra. Il buon pastore è Gesù. Amen. Davide diceva: l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Gloria a Dio, nel Salmo 23. Leggiamo Seconda Re capitolo 8, leggeremo dal versetto 1 al versetto 6, poi prenderemo un altro passo della scrittura. Ma leggiamo da Seconda Re, capitolo 8, dall'1 al 6. Secondo libro dei Re, capitolo 8, 1-6. Gloria a Dio. Quanti sono contenti di essere qui questa mattina? Quanti sono vivi questa mattina? Vivi, vivi, sì, quanti sono vivi? Perché sapete che a volte sono anche dei morti seduti. Gloria a Dio. Alleluia. Or Eliseo disse alla donna a cui aveva risuscitato il figlio: levati e vattene tu con la tua famiglia a risiedere fuori dove ti sarà possibile, perché l'Eterno ha chiamato la carestia ed essa verrà sul paese per 7 anni. Così la donna si levò e fece secondo la parola dell'uomo di Dio. Se ne andò con la sua famiglia e risiedé nel paese dei Filistei per 7 anni. Or trascorso i 7 anni, la donna tornò dal paese dei Filistei e andò dal re a reclamare la sua casa e le sue terre. Or il re stava parlando con Geazi, servo dell'uomo di Dio, e gli faceva e gli diceva: raccontami, ti prego, tutte le grandi cose che ha fatto, le cose fatte da Eliseo. Ora, proprio mentre egli raccontava al re come Eliseo aveva risuscitato il morto, ecco presentarsi la donna a cui gli aveva risuscitato il figlio per reclamare dal re la sua casa e le sue terre. Geazi allora disse: o re mio signore, questa è la donna e questo è suo figlio che Eliseo ha risuscitato. E il re interrogò la donna ed essi gli raccontò il fatto. Allora il re l'affidò ad un funzionario, al quale disse: restituisci tutto ciò che le appartiene e tutte le rendite della terra, dal giorno in cui ella lasciò il paese fino ad ora. Gloria a Dio. Preziosa è la parola di Dio, vero fratelli? È meraviglioso, questa non è una storiella, questa è verità, è parola di Dio. Che cosa possiamo trarre da questo messaggio della parola di Dio? Questa mattina voglio dirvi che è importante che noi come pecore stiamo sotto al suo gregge, siamo sotto il buon pastore. La parola di Dio dice che le pecore conoscono la mia voce, è vero o non è vero? Conoscono la voce del buon pastore, quello che deve parlare alla nostra vita. Proprio ieri parlavamo con una coppia di fratelli che è importante conoscere la voce di Dio, è importante che noi ascoltiamo la voce di Dio e che quando Dio ci parla noi dobbiamo ubbidire a Lui, dobbiamo fare attenzione quando gli uomini, che anche siano uomini di Dio, a volte ci dicono delle cose. Aspettate sempre che questo viene confermato dal Signore. Amen. Ascoltate sempre che viene confermato dal Signore. Quando Dio mi chiamò al ministero pastorale, quando il fratello, uno dei pastori che pregò su di me e mi disse: il Signore ti sta chiamando a questo ministero, io gli dissi, eppure avevo molta fiducia in questo uomo perché Dio lo ha usato potentemente, sapevo che era un uomo di Dio, ma gli dissi: Dio deve parlare con me, desidero che il Signore mi parli.
Il Signore conosce il mio numero di telefono, se mi vuole mi telefona, conosce il mio cellulare, conosce casa mia e Lui sa come venirmi a parlare, siete d'accordo oppure no? Quindi una conferma del genere l'avevo bisogno che il Signore me la desse a me, perché non stiamo parlando di aprire un supermercato, qui stiamo parlando di un ministero pastorale ed è una grande responsabilità, siete d'accordo con me o no? È una grossa responsabilità. Perché se tu apri un supermercato, se ti va male, tutto a male, vai a vendere prosciutti e salami, l'hai comprato a 15, li vendi a 13, a 12, a 10, ma li vendi? Hai una perdita economica, vabbè, che problema c'è? Ma quando noi prendiamo in mano l'opera di Dio, è opera di Dio, e dobbiamo fare attenzione alle anime che Dio ci dà, ci affida, è una grande responsabilità. E allora dobbiamo ascoltare la voce del Signore. Dio quando parla, ascoltate bene, perché vi servirà, è molto importante, perché negli ultimi tempi ci sono dei falsi profeti. E quindi profetizzano a destra e a manca, le chiese crescono ancora di più da questi falsi profeti. Dio quando parla, Dio non fa enigmi. Enigmi. Sapete cosa sono gli enigmi, no? Una parola qua, un'altra, poi devi risolvere il problema, devo capire, devo sapere come capire le cose, sai, il Signore queste profezie date in un certo modo. Dio quando parla è preciso. Non ti lascia in balia di una interpretazione umana. Dio è preciso. E la cosa bella è che noi, nella nostra esperienza umana, che facciamo e abbiamo fatto, e facciamo, quando dobbiamo parlare con un bambino, noi dobbiamo parlare un linguaggio in cui il bambino capisce, vero o no? È vero o non è vero? Possiamo parlare un linguaggio di una certa maturità, dobbiamo parlare un linguaggio che il bambino comprende. E Dio, siccome che ci conosce e conosce la nostra maturità, quando ci parla in base alla nostra conoscenza, perché possiamo comprendere. Perché Dio un giorno non ci dirà, tu non hai capito quando io ho parlato. No, no. Tu hai capito molto bene quando io ho parlato. Non possiamo dire davanti al Signore, dire, Signore, ma io non ho capito quando tu mi hai parlato. No. Qui era un chiaro messaggio, un ordine. Quest'ordine è vattene. Levati e vattene. Lo ha fatto così anche con Abramo. Esci fuori dal tuo parentato e vattene in un luogo dove io ti mostrerò. Qui invece in questo caso gli dice va a risiedere fuori dove ti sarà possibile. Non gli ha dato un posto, ma vai dove ti sarà possibile. Vattene. È molto chiaro, Signore, ma devo uscire solo? Cosa devo fare? No, vattene tu e la tua famiglia. Dio è chiaro, siete d'accordo con me o no? Dio è chiaro. A volte, pastore, ma ho ricevuto, sapete quante volte mi chiamo, ho fatto un sogno. E quindi penso che io sono Giuseppe che interpreto i sogni. Io non lo so. Posso darti un consiglio, posso, ma facciamo attenzione. A volte vogliamo che i sogni ci parlano perché stiamo vivendo una situazione e quindi questo sogno forse sarà una liberazione. Sapete che a Napoli se tu sogni un sogno subito danno l'interpretazione e ti vai a giocare i numeri? C'è proprio un libro dei sogni, quello che tu hai sognato ci sono i numeri e la gente va a giocare questi numeri. Poi perde sempre, comunque. Vattene tu e la tua famiglia. Dio non gioca a quiz con noi. Se c'è un pericolo intorno a noi, mi seguite, fratelli? Se c'è un pericolo intorno a noi, pensate che Dio non lo vede? Quanti sono genitori qui? Se c'è un pericolo, c'è stato un pericolo intorno a tuo figlio, tu lo vedevi o no? Quando lo mettevamo in qualche posto dove stavano giocando con gli altri, lo sguardo nostro non era mai distante da loro. Sì, li guardavamo da lontano, ma se c'era un pericolo, noi corravamo. Qualche volta ci è sfuggito, è battuto la testa e vabbè, oh, si rialza.
Ma noi siamo umani, ma Dio no. La parola di Dio dice: colui che veglia su di noi non dorme, non sonnecchia. Quindi il pericolo che c'è intorno a noi, o se c'è un pericolo, Dio lo sa e non ci lascia in balia dei pericoli. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, perché colui che ti protegge non dorme, non sonnecchia. E allora cosa fa? Gli dice a questa donna: vattene, esci fuori da questo posto. Perché? Perché l'Eterno ha chiamato la carestia ed essa verrà nel paese per 7 anni. Wow! C'è un'altra storia. Lo leggiamo nel libro di Ruth. Venite con me, Ruth, capitolo 1. Un'altra storia, uguale, ma con una presa di posizione differente, e hanno preso un'iniziativa differente. Ruth, capitolo 1, che bello il libro di Ruth. Qui c'è un versetto che quasi tutti gli sposi mettono sopra le pubblicazioni di matrimonio: dove il tuo Dio sarà il mio Dio, io non ti lascerò, io, dove tu andrai io andrò, dove il tuo Dio sarà il mio Dio, tutte sulle pubblicazioni di matrimonio. Dura per pochi anni, se tutto va bene. Or al tempo in cui governavano i giudici, ci fu nel paese una carestia e un uomo di Betlemme. Sottolineate Betlemme nella vostra Bibbia. Un uomo di Betlemme di Giuda andò ad abitare nel paese di Moab, sottolineate Moab, con la moglie e i suoi 2 figli. Cioè ci fu una carestia nel paese e cosa fa? Usciamo dal paese, usciamo e andiamo a Moab. Sapete cosa significa Moab? Sapete cosa significa Betlemme? Betlemme significa la casa del pane. La casa del pane. Moab significa uscita dal padre, uscita da un padre. Cioè io lascio la casa del pane e lascio la casa di mio padre. Mi seguite? Cosa c'era a Moab? A Moab c'era una grossa discarica. Difatti la chiamavano, andate a fare una ricerca, la chiamavano il paese della discarica, cioè io lascio la casa del pane, lascio la casa di mio padre e me ne vado in discarica. Senza consultare il Dio e senza essere consultati dal Signore, perché Dio non gli ha detto esci da qui, come ha fatto così con, invece, con la tsunamita. Loro prendono stati d'ansia, partiamo, andiamo via, andiamo a trovare qualcosa. Qui non possiamo stare più, c'è la carestia. Dobbiamo partire da qui. Vi è mai successo stati d'ansia? Come faremo? Cosa succede? Come farò? In settimana a me è successo. E il Signore ha provveduto per la sua grazia. Stati d'ansia. Come faremo? Come farò? E quello che vi predico, fratelli, è successo a me. Mi seguite? Io non sto qui per insegnare a nessuno, non ne sarei all'altezza. Io sto qui per dirvi quello che ho ricevuto, quello vi trasmetto. Non sono migliore di nessuno di voi. Non sono un campione della fede. Se sto in piedi è solo per la grazia di Dio. Però voglio trasmettervi la fedeltà di Dio, per me e per voi. E allora, che cosa succede? La conseguenza. Che cosa fa lui? Si prende la sua famiglia, la moglie, i 2 figli, e lasciarono Betlemme. E la scrittura dice che questo, la domanda è questa, ma questi qui, questo Abimelech, Elimelech, sua moglie, Naomi, ma facevano parte del popolo di Dio? Sì, facevano parte del popolo di Dio.
E dove lo vediamo questo? Lo vediamo nel versetto 6 di Ruth capitolo 1, la parte finale. Perché allora si levò con le sue nuore, quando ci fu la carestia, ci fu un prezzo da pagare innanzitutto, perché fecero questa scelta. Quale fu il prezzo da pagare? Morì lui e i due figli. Perché la conseguenza delle nostre scelte, c'è sempre un prezzo da pagare, fratelli, guardate, c'è poco da fare. Il Signore a volte ci perdona, ci fa superare le situazioni difficili, però quello che noi abbiamo commesso c'è un prezzo da pagare. Se abbiamo commesso dei peccati verso le altre persone, ne stiamo pagando le conseguenze. Dio ci perdona, ma ne stiamo pagando le conseguenze di quello che abbiamo fatto. Quindi morte, lui e i due figli muoiono, e rimane soltanto lei con le due nuore, che poi sposate queste moabite, non facevano parte del popolo di Dio. Dio aveva dato un messaggio ben chiaro che non dovevano accoppiarsi con donne che non facevano parte del popolo di Dio. Ma loro, andando in quel posto, purtroppo, quando noi frequentiamo, bene o male, ti prendi parte di quello che tu stai facendo, dove stai vivendo, e sembra che tutto poi diventa normale, ma non lo è. E quindi anche tu agisci come agiscono gli altri. Ma grazie a Dio, perché noi vediamo che Naomi, più avanti, apro una parentesi e poi la chiudo, aveva dato una buona testimonianza in casa, perché Ruth la segue e dice: dove è il tuo Dio, sarà il mio Dio. Quindi vuol dire che lei, anche in mezzo a quella situazione, aveva sempre la sua preghiera e il suo rapporto con il Signore. Gloria a Dio. Bellissimo. Allora lo vediamo nel versetto 6, perché dice: aveva sentito dire che l'Eterno aveva visitato il suo popolo. Quindi lei faceva parte del popolo di Dio, ma aveva saputo, udite, aveva sentito che lì, proprio in quel posto dove c'era stata la carestia, che loro avevano abbandonato la casa del pane, Dio aveva visitato il suo popolo e aveva benedetto. E loro cosa fanno? Dicono: adesso torniamo, perché dove abbiamo lasciato la casa del pane, Dio sta visitando. E gloria a Dio per quanti lasciano le chiese dove c'è il pane, lo ripeto, dove c'è il pane, dove c'è la predicazione, e comprendono che hanno lasciato la casa del pane e vogliono ritornare. Preghiamo il Signore che Dio li benedica grandemente e che abbiano in cuore di tornare dove c'è il pane, dove viene predicata la parola di Dio. La mano dell'Eterno, dice lei al versetto 13, è stato su di me, si è stesa contro di me, ma io voglio tornare, voglio andare. Vedete, era una donna che comunque aveva cuore e conosceva il Signore e sapeva che la benedizione poteva arrivare da una sola parte, non era dalle circostanze, non era da: oh, ma se io trovo lavoro le cose miglioreranno. E questo non voglio dire che non bisogna avere lavoro, miglioreranno, ma se io avrò questo migliorerà, ma se io avrò quest'altro migliorerà. Io voglio dirti che un solo bene è quello che fa bene per noi, è la presenza di Dio nella nostra vita e nella nostra casa. Quanti sono d'accordo con me? Il libro dei Proverbi dice: meglio avere un pezzo di pane in casa con la presenza del Signore che avere abbondanza e che il Signore non fa parte della nostra vita, perché non serve a niente. Ci sono dei malumori, tristezza sempre. Ora, la cosa che noi dobbiamo comprendere qui, ritornando al verso della Sunamita, cioè al libro di Seconda Re, al capitolo 8, la scrittura ci dice che la Sunamita ubbidì, cioè non fece nessun discorso, non disse: ma dov'è sta carestia? La carestia non c'è. Anzi, la Sunamita era una donna benestante. Se voi leggete il capitolo 4, era quella che gli ha aperto la porta, gli ha aperto una stanza sua ad Eliseo. Era quella, dice, questa donna era benestante. Lo dice il versetto 8 del capitolo 4, il versetto 8. Era una donna facoltosa, benestante. Aveva delle terre, aveva i terreni, lo stiamo vedendo qui. Poi alla fine lo andremo a vedere insieme questo. Aveva dei terreni, suo marito aveva degli operai nei campi, era una donna che stava bene. Quindi non ha detto: ma perché mi devo muovere?
Io potrei prendere i miei beni e vivere questi 7 anni di carestia, stare qui nel mio paese e quindi vivere di quello. Lei non ha fatto conto sui suoi beni. Lei ha ubbidito alla voce del Signore. E l'ubbidienza vale più? Sacrificio. Ha ubbidito non in mezzo alle difficoltà, non perché c'era già la carestia e quindi si è mosso e ha detto, beh insomma, la carestia c'è, non so quanto ancora possono durare, oppure mi vengono a rubare quello che ho, quindi rischierò la vita. Potremmo fare tutti i discorsi che vogliamo noi, perché è facile quando noi ci troviamo in certa situazione, valutiamo tutte le cose, è vero o non è vero? Le valutiamo, vediamo come possiamo fare, come non possiamo fare, come farò, perché noi siamo abituati a fidarci su di noi, su noi stessi, sulle nostre capacità e sulle nostre forze. Ma beato l'uomo che non confida nell'uomo, ma confida nell'Eterno, il cui sostegno è l'Eterno, dice la parola di Dio. Questo è il versetto centrale della Bibbia, lo sapevate? Beato l'uomo che non confida nei principi e nei dei, beato l'uomo che confida nell'Eterno. Il versetto centrale della Bibbia è questo. La Sunamita ubbidì, era una donna benestante, facoltosa, e che cosa fece? Lasciò tutto. Lasciò tutto, lasciò casa, lasciò terreni, lasciò ogni cosa. E se ne andò dove? Se ne andò in mezzo ai Filistei. Se ne andò lì. 7 anni. Ma trascorsi 7 anni, lei ritornò. Che meraviglia! La meraviglia è questa, che quando lei tornò dopo 7 anni, siccome che aveva ubbidito alla voce di Dio, non solo gli fu restituito la casa, gli fu restituiti i suoi beni, ma ebbe anche gli interessi. Avete notato? Gloria a Dio! Il versetto 6 dice, il re interrogò la donna ed essa gli raccontò il fatto. Allora il re l'affidò ad un funzionario al quale disse, restituiscili tutto ciò che le appartiene e tutte le rendite, cioè quello che ha reso i campi, quello che hanno reso in mezzo alla carestia, il suo terreno ha fruttato. Quello che lei aveva lasciato, il suo terreno, quello che lei ha fruttato. E dice restituiscile tutto ciò che le appartiene. Perché ciò che appartiene a noi ce lo ha dato l'Eterno e Satana non lo può rubare. Satana non può rubare ciò che Dio ci ha dato in eredità. Se no il Signore avrebbe detto attenzione, ma quello che il Signore dice a noi, sapete cosa dice? Custodisci il buon deposito, custodiscilo, tienilo stretto quello che io ti ho dato, custodiscilo. Che deposito noi abbiamo, fratelli? Dio ci ha dato ricchezze, gloria a Dio perché il Signore non ci fa mancare di nulla. Ma la parola di Dio, dice Paolo, noi abbiamo questo tesoro nei vasi di terra. Gloria a Dio! Qual è il tesoro che abbiamo? Qual è il tesoro? Il tesoro più grande. Più grande! Abbiamo Gesù. Abbiamo Gesù. Abbiamo lo Spirito Santo. Abbiamo questo tesoro nei vasi di terra, perché siamo di terra, affinché l'eccellenza sia di Dio e non da noi. Abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, questo Spirito che è capace di trasformare e cambiare le persone intorno a noi, le circostanze intorno a noi. Noi abbiamo la benedizione di Dio sulle nostre vite e tante volte siamo coloro che vanno a raccattare, ma noi siamo benedetti dal Signore. È importante che noi sappiamo chi governa la nostra vita, chi è il nostro pastore che ci sta pascolando, a quale regno apparteniamo, perché il regno di Dio non sussiste né in bevande né in bevanda. Cosa dice la scrittura? Il regno di Dio non sussiste nelle cose di questo mondo. Il regno di Dio sussiste in altre cose, ben più prezioso. Noi non siamo stati riscattati né con
né con oro né con argento, ma col prezioso sangue di Gesù. E noi facciamo parte del suo regno. E nel suo regno c'è il Signore, il Re dei Re, il nostro Re, che si prende cura di noi. E se ci sono dei pericoli intorno a noi, Lui saprà come difenderci, saprà come spostarci da destra a sinistra, saprà come portarci, saprà come mettere gli angeli intorno a noi, perché noi apparteniamo al Re dei Re. Ma più delle volte la mia esperienza pastorale mi fa comprendere, mi fa vedere che questa grande realtà all'interno delle chiese non si è ancora compreso. E quindi cerchiamo di aiutare Dio, che Dio ci aiuti. Aiutati che Dio ti aiuta. Avete mai sentito questo? È un po' quello che i discepoli hanno fatto nella barca. Ma Signore, non ti curi di noi? Dio non sapeva il pericolo? Non sa il pericolo che tu stai vivendo? Non sa quello che stai attraversando? Sì, ma io vorrei sottolineare qualcosa che ho detto a qualcuno ieri sera. E lo continuerò a ripetere, perché non lo dico io, lo dice la parola di Dio. Cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Vorrei farvi una domanda, fratelli. Siate sinceri, per favore. Perché veniamo in chiesa? Perché questa mattina siete qui e siamo qui tutti insieme? Chi può rispondermi, per favore? Tu senti l'esigenza di venire in chiesa. Potete parlare a voce alta perché viene registrato. Un attimo. Per te è importante ricevere la parola di Dio. Gloria a Dio. Per te? Quello che ha detto lei. Perché veniamo al culto? Perché veniamo in chiesa? Veniamo ad ascoltare ciò che Dio ha messo all'interno della Chiesa, dei doni, dei carismi, perché il Signore ha ordinato che lì sia la benedizione e la vita eterna. È vero o non è vero? Dove i fratelli dimorano insieme. Non sono le mura, ma dove i fratelli dimorano insieme. Lì il Signore ha ordinato, ma Dio parla anche a casa mia, certo, ne sono sicuro. Ma quando veniamo in Chiesa, io posso sentire attraverso una testimonianza, attraverso la predicazione, anche attraverso un canto, qualcosa che, Signore, ma pensa a te, quel cantico lo canto, non ho mai riflettuto, ma Dio sta parlando al mio cuore. Ma soprattutto al messaggio della parola di Dio. Ecco perché io dico che chi predica deve stare in preghiera davanti al Signore e deve dire: Signore, qual è il messaggio di oggi? Che cosa devo condividere? Mia moglie questa mattina ha fatto una bella battuta. È scesa giù e ha detto: a che ora? No, cosa fai? E io gli ho detto: a cosa vuoi che faccia? Ma lei stava, perché sa che la domenica mattina io mi alzo, mi sveglio presto per andare in preghiera, per andare a ricevere da parte del Signore il messaggio che devo condividere con voi. E se anche ho un pensiero, Dio me lo cambia o mi dà quello in cui abbiamo bisogno. Perché veniamo? Veniamo nella casa del pane, perché troviamo il pane. Perché abbiamo bisogno di cibarci. Abbiamo bisogno di cibarci. E Dio non desidera che tu possa dimagrire. Non desidera, sto parlando spiritualmente, che tu sia anoressica. Ma desidera dare cibo al suo popolo. Ho sentito un pastore, un caro amico, che ha due chiese grandi, ci stiamo sentendo in questi giorni, non ci conosciamo, ci conoscevamo solo per nome, e mi diceva: Gianni, veramente sto scoprendo una cosa, che nelle nostre chiese, grazie a Dio non tutte, ma sta mancando il pane. E il popolo di Dio ha bisogno del pane, ha bisogno del cibo. E solo Dio può darlo. E noi abbiamo una grande responsabilità, quello di ascoltare la voce del Signore, per poter portare il gregge al pascolo che Dio ci ha dato. Gesù disse a Pietro: pasci le mie pecore.
e pasci i miei agnelli. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Veniamo in chiesa per ascoltare la voce del Signore. Mio papà e mia mamma, quando ci fu il terremoto nel 68 a Napoli, e lì c'è il fratello Carlo, sorella Lidia, perché anche suo papà, i suoi genitori, quando ci fu il terremoto a Napoli, andarono in chiesa. Mentre il terremoto veniva e scuoteva Napoli, loro salivano per andare in chiesa, entrarono in chiesa e fecero il culto con il terremoto. Il pastore dovette dire: la chiesa era piena. Era piena! Papà disse che c'erano tutti in ginocchio a pregare, con la chiesa che tremava e gridava, che il pastore dovette dire: fratelli, adesso fermiamoci e andiamo ognuno nelle proprie case, nelle proprie abitazioni. Ma erano pazzi, erano stupidi. Ma com'è possibile? Cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Cercate prima la presenza di Dio, andiamo alla casa dell'Eterno. Mi sono grandemente benedetto quando mi hanno detto: andiamo alla casa dell'Eterno. È vero o non è vero? Perché lì c'è il pane. Perché lì c'è il pane. Perché io la ricevo il messaggio della parola di Dio e mi cibo della parola di Dio e gioisco nella casa del Signore, perché lì ha ordinato che ci sia la benedizione e la vita eterna. È vero o non è vero, fratelli? Ma che cosa vuole fare il nostro avversario? Tenerti lontano. E che cosa ti dà? Ti darà sempre qualcosa da fare. Ti darà sempre qualcosa da fare. E guarda caso, proprio in quel giorno. E vabbè, questa mattina farò... E dai, cosa fa? Manco 2 ore. Quelle 2 ore possono cambiare la tua vita. Possono cambiare il tuo modo di vedere, il tuo modo di pensare. Possono tirarti su. Perché... Siete mai stati da un fisioterapista? Io ci sono stato. E quando andavo lì speravo che il fisioterapista in quell'ora mi aiutasse, mi tirasse su, l'osteopata, mi addrizzasse. Quando ho avuto il problema al braccio dopo l'incidente, ogni volta andavo là e diciamo: speriamo che è l'ultima che mi trova. Che mi... Però lo pagavo per andare lì. Però speravo. Fratelli, quando noi veniamo alla presenza di Dio non c'è nessuno uguale come psicoterapeutico, terapeutico, psicologo, psichiatra, dottore. Non c'è nessuno come il Signore. E qui non si paga? Gloria a Dio, perché Gesù disse: tutto è pagato, tutto è compiuto. Ma noi corriamo a destra, corriamo a manco. E dove andiamo? Andiamo da Betlemme. E dove andiamo? Andiamo nella discarica e ci andiamo a prendere. Avete visto i bambini quando vanno su quelle discariche a prendere da mangiare, i ragazzi, le persone, le donne anche, che dovremmo avere una che ha passato la discarica e sa che cosa significa andare a trovare dei pezzi di pane con le formiche, con le con la roba sopra, e mangiano quelli. Più volte noi siamo così, ma Dio ci ha dato cibo succulente in abbondante. E sapete cosa disse Neemia capitolo 8 versetto 10 quando costruirono le mura? Mangiate vivande grasse e bevete, perché questo giorno è un giorno consacrato al Signore, e portatene a quelli che nulla hanno di bisogno per loro. Mangiate, bevete vivande grasse che Dio ha preparato e portatele fuori a quelli che nulla hanno di preparato per loro. Quando veniamo nella presenza del Signore, noi veniamo a cibarci della sua parola, noi veniamo a gustare la sua parola. Dio parla al nostro cuore e ci dice: io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai, non ti preoccupare se ci sono dei pericoli intorno a te, io li vedo, ma non ti muovere da dove sei. Non fare passi azzardati, non fare delle scelte che io non ti ho chiamato a fare. Aspetta. Se io ti voglio spostare, ti sposterò io. Una volta, quando abbiamo detto vattene, una volta ve l'ho raccontato questo, ve lo racconterò ancora, 2 volte io ho sentito così chiaro la voce del Signore, in modo particolare. Un giorno, quando ci siamo sposati, io e mia moglie siamo andati ad abitare, il primo appartamento eravamo in Rondò Brenta, e in quel quartiere, proprio vicino a noi, c'era una palestra. E era proprio sotto casa nostra, vicino, proprio io scendevo le scale. Allora disse a Lisa: sai cosa faccio? Mi iscrivi in questa palestra. Non voglio dire che non bisogna fare palestra, attenzione. Non dite: il pastore ha detto di non andare in palestra, no. E mi comprai la tuta, tutto bello, pronto per la palestra, elegantino, bella tuta,
scarpe e magliette. Poi andai lì e quello mi disse: guarda, se tu ti iscrivi per 6 mesi è una quota, se ti iscrivi per uno è un'altra, cosa vuoi fare? Io disse: ma facciamo 6 mesi. Va bene? Il primo giorno che entrai in palestra, in quella palestra, quello mi diede una scheda e mi disse: devi fare questo. Quasi all'ultimo del percorso, io stavo sdraiato su questa panca e c'erano sti pesi che dovevo alzare così. Certo, io mi giravo di qua, di là, c'erano quelli che si guardavano, sapete, quelli culturisti che si vedono fanatici. Io comunque facevo questi pesi. A un certo punto sento una voce, udite, udite: che ci fai tu qui? Questo non è un posto per te, esci da qui. Dice: mia moglie, per testimone. Io andai a casa, tremavo tutto, e dissi a lei, a mia moglie: ho sentito una voce, esci da qui, non è un posto per te. Scappai. Dopo pochi mesi quella palestra fu chiusa perché spacciavano anabolizzanti, droghe, non si capiva niente. Questo non è un posto per te, esci da qui. Un'altra volta eravamo in una chiesa, non dico quasi, non dico come, udì la voce del Signore. Stavamo lodando il Signore, stavamo cantando. E sentì questa voce che disse: Ichabod, Ichabod. Sapete cosa significa Ichabod? È biblico. La mia gloria se n'è dipartita. Ichabod. E io dissi a mia moglie: dobbiamo uscire da qui. E mia moglie disse: cosa? Io dissi: guarda, l'hai sentita anche tu questa voce? No, non l'ho sentita. Dobbiamo uscire da qui. Non sapevamo né dove andare né cosa fare. Dobbiamo andare via da qui. Perché dove non c'è la presenza del Signore, fratelli miei, io vado via. Quanti sono d'accordo con me? Io vado via. E allora lei disse: voglio sentire anch'io la voce del Signore. Quando il Signore mi farà ascoltare questa voce, anch'io, allora prenderemo i nostri bambini e andremo via. E così è successo. Dopo un po' mia moglie dice: anch'io ho udito, dobbiamo uscire. E uscimmo da quella chiesa. Quanto Dio, e tu sei a ascoltare la voce di Dio, Dio ti toglie il pericolo, non ti preoccupare. Dio sa come toglierti dalla difficoltà e dalle situazioni. Ma facciamo attenzione a fare delle scelte che Dio non ci ha chiamato a fare. Facciamo molta attenzione, perché noi siamo presi a volte anche psicologicamente dalle situazioni e ci muoviamo con l'ansia, con le cose, aspettiamo la voce di Dio. Se tu sei una pecora del Signore, ascolta la voce del Signore, il buon pastore. Lui sa dove metterci, sa dove portarci, sa come toglierci dalle situazioni, sa come difenderci, perché egli è il mio pastore. E allora possiamo, alla fine di questo messaggio, possiamo dire insieme: l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi conduce per i sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerò male alcuno, male alcuno, perché egli mi protegge, egli mi sostiene. L'Eterno apparecchia davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. L'Eterno unge il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni, e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Alziamoci in piedi. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Gesù. Signore, ti ringraziamo per la tua preziosa parola al nostro cuore. Questa mattina noi chiediamo che lo Spirito Santo possa continuare a parlare al nostro cuore questo messaggio, e possa farci riflettere, e che ognuno di noi possa analizzare la propria vita, possa considerare. Signore, noi abbiamo dato il nostro cuore a te, non l'abbiamo dato a nessuna religione o denominazione, la nostra vita l'abbiamo dato a te, abbiamo fatto un patto con te di servirti per vita e per morte, e ti chiediamo perdono per quante volte noi prendiamo delle strade che non sono le strade che tu hai stabilito per noi. Signore, aiutaci a camminare in quelle strade, in quelle vie che tu hai già tracciato per noi, affinché noi possiamo fare la tua volontà. Signore, grazie perché fin qui tu ci hai soccorso. Grazie per come tu prendi cura di noi. Grazie, Signore, per questa chiesa. Grazie per i fratelli che tu mi hai dato. Signore,
La mia preghiera è che tu possa continuare a darci ogni giorno il pane di cui abbiamo bisogno, quel pane che scende dal cielo. Grazie per la tua preziosa parola, ancora che questa mattina ha parlato al nostro cuore. Signore, che nessuno di noi possa lasciare la casa del pane per andare in una discarica. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Pagasti tu, Signore.
per adorare.